Si celebra oggi la 25esima giornata internazionale della libertà di stampa. In tutto il mondo sono stati 530 i giornalisti uccisi e minacciati tra il 2012 e il 2016. L'Italia non è immune. Ne abbiamo parlato con Giovanni Tizian. Denunciò che oltre a Linea Gotica, al nord, esisteva una mafia silente. Venne minacciato di morte da un boss. Ho dovuto testimoniare in aula contro il boss che mi aveva minacciato, un boss dell''Ndrangheta. E in questo l'ordine era in prima fila, assolutamente. Quando c'è stata la sentenza, non solo è stata riconosciuta la parte il danno alla parte civile, cioè a Giovanni Tizian, ma è stato riconosciuto un danno all'intera informazione, all'intera categoria. E questo è un passaggio storico, perché in una sentenza di un tribunale della Repubblica italiana viene stabilito che minacciare un giornalista è un attentato alla Costituzione italiana. C'è scritto precisamente questo. E che è un atto eversivo. L'articolo 21 garantisce il diritto non solo di raccontare, ma di essere informati. E queste due cose ovviamente sono fondamentali per avere dei cittadini consapevoli. Detta con un esempio, se un giornalista del territorio, un giornalista locale, scopre che un sindaco o un assessore va a cena con un mafioso, quello non è un reato penale. Però il cittadino è giusto che sappia chi frequenta quel politico. È un clima generale di attacco all'informazione. Parlavamo prima dei social. Ovviamente se un leader politico che ha moltissimo seguito punta l'indice contro l'informazione, contro i giornalisti che sono dei pennivendoli, sono dei venduti, sono al servizio dei poteri forti, capiamo bene che si parla alla pancia di quel paese più becero. Ed è facile poi diventare bersaglio per strada, sui social, con lettere minatorie. È un clima di insofferenza, è come se i partiti di oggi, in particolare i partiti populisti, avessero un'allergia particolare alla libera informazione. C'è un doppio livello, no? C'è la fake news che è vera e propria, e su quella, come dire, bisognerebbe tutti cominciare a ragionare su un controllo maggiore. Ma c'è anche un utilizzo di questo termine nei confronti anche di quelle indagini giornalistiche che invece sono solide, no? E quindi è anche giusto che un politico che sostiene che quella è una fake news porti, come dire, a corredo della sua affermazione dei documenti che smentiscono quell'inchiesta, perché se no così è troppo facile. Noi ci lavoriamo due mesi e loro con un minuto distruggono tutto. Insomma, no? Mi sembra anche questo abbastanza paradossale, anche un po' figlio dei tempi in cui viviamo.